Ciao a tutti, ben arrivati in un nuovo video. Sì, ho tagliato i capelli, ma non è questo l'argomento del video. Come ogni mese, inizio mese, quindi vuol dire una sola cosa: video dedicato alle letture del mese appena terminato. Quindi stiamo parlando di giugno, ho letto questi 5 libri. Sicuramente rispetto ai mesi passati, come già vi dicevo all'interno forse dell'ultimo vlog, ho letto di meno, ma perché non perché io abbia mollato la presa, assolutamente no, ma per quanto mi riguarda la mole di lavoro attuale rispetto a quella magari dei mesi invernali, per me è diversa. Io lavoro in una gelateria, quindi ci sta. E quindi la sera, che era, diciamo, il mio momento coccola per leggere, a volte sono stanca, mi addormento e quindi magari non gli dedico alla lettura tutto il tempo che magari riuscivo a dedicargli d'inverno. Sicuramente leggo ogni tanto anche durante il pomeriggio o durante il giorno, se capita, non sempre, quindi sicuramente questo incide anche sulla quantità di libri che leggo, ma preferisco la qualità a leggere tanto. Cioè, come posso dirvi, sono comunque tanti 5 libri in un mese, secondo me, e sono contenta di riuscire comunque più o meno ogni 5 giorni barra una volta a settimana terminare un libro e iniziare un qualche cosa di nuovo, anche perché tendenzialmente non passano mai più di un giorno tra un libro e l'inizio, cioè la fine e l'inizio del libro successivo, quindi sono sempre molto continuativa. Quindi alcuni libri sicuramente magari richiedono anche una tipologia di lettura un pochettino più attenta rispetto ad altri libri, anche solo per non perdersi i pezzi. Quindi ho letto un po' meno, pazienza, però volevo raccontarvi la mia, nonostante tutto, su questi libri. Sono tutti libri di autori diversi, in particolar modo tutti autori per me nuovi, fatta eccezione di Carrisi. Sono tutti libri che si distinguono l'uno dall'altro sia per stile narrativo, a partire dal come le vicende vengono sviluppate, sia proprio dal modo stesso dell'autore di, insomma, di raccontare la trama. Qualcosa mi è piaciuto tanto, qualcosa proprio non mi è piaciuto, poi non vi ho neanche fatto grossi spoiler, fatta eccezione di lui, che l'ho recensito forse su Instagram, gli altri no, però in definitiva mi ritengo molto soddisfatta. In realtà c'è un libro che qua non vi recensirò, che ho iniziato proprio a ridosso di fine giugno e che sto terminando, in realtà mi mancano meno di 100 pagine. Avrei voluto inserirlo in questo video, lo ammetto, però anche qua, esattamente come il mese scorso, non voglio neanche mettermi fretta di leggerlo solo perché devo inserirlo nel video. Il libro che sto terminando è questo, Siamo scritti a matita di Fausto Brizzi, quindi di questo ne parleremo sicuramente nel video del mese prossimo, perché ecco, anche se ci sarà poi il periodo estivo, sicuramente la rubrica dei libri vorrei comunque mantenerla, perché anche se è un video poco visto, so che viene tanto apprezzato da una piccola nicchia di voi, e quindi a me piace parlare di libri, a voi piace ascoltarmi parlare di libri, quindi perché no? Io continuo ad andare avanti dritta sulla mia strada, anche se le visualizzazioni sono poche, ma non è quello insomma, il mio scopo finale è quello di cercare di raccontarvi a mio modo, magari appunto un libro e farvi magari, perché no, tornare anche un po' la voglia di leggere. Detto questo, avventuriamoci nelle recensioni di questi libri. Naturalmente, se li avete già letti, io sono curiosa di sapere se siete d'accordo o meno con la mia recensione. Vi chiedo soltanto la cortesia di non fare spoiler all'interno dei commenti, perché questi video nascono come recensioni, ma non come spoiler, proprio appunto per lasciare il piacere della lettura a chi deciderà appunto di leggere qualcosina dei libri mostrati. E quindi 3, 2,
1, iniziamo. Voi penserete che io stia registrando questa recensione per la prima volta? No, in realtà è ben la seconda, perché ho perso il file della prima registrazione. Meno male che me ne sono accorta solo quelle 2 settimane dopo, perché io questo qua già da mo' che ho finito di leggerlo. Harlan Coben, Un inganno di troppo. Questo libro, vi avevo detto nello scorso video delle letture che avevo iniziato a leggerlo, ma non volevo mettermi pressione per finirlo, per inserirlo nel video, quindi mi sono presa il mio tempo, l'ho terminato nel giro di 3-4 giorni e adesso ve ne riparlo per la seconda volta, anche se per voi è la prima. Questo libro si apre con un funerale, quindi diciamo in maniera poco allegra, del marito di Maya. Maya appunto era sposata con quest'uomo che faceva parte di una famiglia molto benestante e molto conosciuta, il quale appunto, a seguito di un'ipotetica rapina, perde la vita. Dopodiché una sua cara amica decide di regalarle una cornice digitale dove all'interno è presente una telecamera che riprende tutto quello che avviene a seconda di dove lei decide di spostarla a casa. Lei, in maniera molto scettica, ecco, l'accetta e decide di sorvegliare la babysitter con insomma che sta con sua figlia, e guardando una sera per caso le riprese di questo video vede un qualche cosa che non le torna, e da qui in poi lei inizierà a indagare da sé sui segreti di famiglia, della famiglia del suo ex, cioè del marito defunto, e andrà a scoprire tutta una serie di cose che daranno poi vita a quello che sarà appunto il racconto. Qui non si tratta di risolvere un giallo, è più un thriller psicologico, ve lo vorrei definire in questo modo. La lettura è abbastanza scorrevole, alcuni capitoli sono un pochettino più lunghi rispetto ad altri, però tutto sommato si legge. C'è la curiosità di andare avanti, però secondo me in alcuni blocchi, come posso dirvi, è come se finisse una sorta di momento del racconto per poi riniziarne un altro, quindi non c'è mai un finisce di botto un capitolo e oddio cosa succede nel capitolo successivo. Sono molto ben bilanciati i capitoli. Quello che vi posso dire di questo libro è che mi sento di consigliarvelo se siete alla ricerca di un thriller psicologico interessante, non scontato, e che vi porti un pochettino a dire ma come saranno andate effettivamente le cose. Mi è piaciuto il finale, ammetto avermi lasciato un po', non perplessa, avermi lasciato un po' di amaro in bocca, ecco, perché comunque è un finale abbastanza, mi fa un po' pensare, ecco. E quindi nulla, io mi sento di consigliarvelo se siete curiosi di leggerlo. Non ho letto nient'altro dell'autore al momento, non escludo di farlo in futuro. Se avete nel caso qualche libro appunto di Coben da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto nei commenti che io prendo nota come sempre. Ho terminato questo libro qua, che è Follia. Questo me lo avete consigliato in tante, ed è un libro che effettivamente mi è piaciuto molto. Ammetto, ero partita carica di aspettative, e solitamente quando con i libri parto così non vi dico che resto fregata, ma a volte capita. Però questo libro qua mi è piaciuto veramente molto, a differenza degli altri libri, ecco, non nasce come un giallo o un thriller, è più un romanzo vero e proprio, un romanzo psicologico, definiamolo così. Questo libro è stato scritto da Patrick McGrath, è stato pubblicato nel 1996, quindi diciamo che ormai sono passati un po' di anni, ed è ambientato nell'Inghilterra degli inizi anni 50. E questo libro racconta la storia di Stella. Stella è la moglie di uno psichiatra, viene trasferito in un manicomio criminale
per il ruolo di vicepresidente. La moglie e il figlio si trasferiscono con lui e questo trasferimento, non particolarmente apprezzato dalla moglie, ma più subito che realmente voluto, si trasformerà per lei in quella che sarà la, come posso dirvi, l'inizio della sua follia, fondamentalmente, perché si innamorerà di un detenuto che, insomma, ha fatto, diciamo, cose non belle nel suo passato. Nonostante questo, lei, presa dalle pulsioni nei confronti di questo uomo, avrà una relazione con lui e da lì inizierà tutta la vicenda del libro. Ma non vi dico di più, il tutto viene narrato non dai protagonisti, ma dallo psichiatra che prenderà poi successivamente in cura appunto Stella. Quindi è tutto un raccontare da un altro punto di vista. La lettura è molto piacevole, nel senso che il libro si legge molto bene, molto scorrevole, vi viene la curiosità di vedere come va avanti. Io l'ho letto in qualche giorno, è molto ben scritto, ci sono alcuni dialoghi, sicuramente quello che colpisce è come il personaggio di Stella assume un suo carattere, una sua definizione, più forse il personaggio di Stella che del personaggio maschile. Ecco, non mi ricordo il suo nome, ve lo dico subito. Edgard, scusatemi. Quindi lei viene raccontata dall'autore, secondo me, molto molto bene da un punto di vista proprio psicologico, di carattere, da veramente, cioè proprio io me la immaginavo, ecco, mentre leggevo il libro, contrariamente forse al personaggio di Edgard, che sì, viene un po' raccontato, però fondamentalmente la protagonista principale appunto è Estella. Il finale mi ha un po' lasciato così, me lo sono immaginata a un certo punto che il finale sarebbe stato quello, e quindi questo mi sento assolutamente di consigliarvelo. Potrebbe essere anche tranquillamente una lettura da farvi, vi dico, al mare. Certo, non è il romanzetto rosa, leggero, nel senso che in alcuni punti secondo me è anche un po' tostino, però secondo me, ecco, si legge. Quindi sicuramente fra i libri letti, vi dico questo mese perché io sto registrando questa clip per la seconda volta perché l'ho cancellata per sbaglio, e quindi sono al 24, no scusatemi, oggi 26, sono rimasta indietro, oggi è il 26 di giugno, quindi sicuramente posso dirvi che tra i libri letti questo mese, questo è uno di quelli che mi è piaciuto sicuramente di più. Nuova lettura terminata, sto parlando di questo libro, Come le brave ragazze. L'autrice è Holly, e vi dico subito perché non riesco a leggerlo perché c'è il bollino sopra. L'autrice è Holly Jackson e questo libro l'ho acquistato perché mi fu consigliato, specialmente all'inizio quando vi chiesi su Instagram dei libri da consigliarmi, insomma delle letture, moltissimi di voi mi dissero leggi l'intera saga dedicata appunto alla protagonista. Kip è una 17enne che si sta apprestando a terminare appunto gli studi superiori e ha deciso di fare un progetto che credo ricopra, ecco, tutto l'arco di lunghi mesi, perché poi in realtà questo libro si svolge su un tempo abbastanza lungo, quindi di qualche mese, dove lei deciderà di riaprire e indagare da sé su un caso relativo alla scomparsa di una ragazza avvenuto 5 anni prima, dove è stato accusato l'ex fidanzato che, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, ha deciso di togliersi la vita e confessare, ecco, di essere stato lui a far sparire questa ragazza di cui il corpo non è stato mai trovato. Quindi lei decide di raccogliere delle prove e di indagare per capire
un pochettino più a fondo come sono andate realmente le cose, se questo ragazzo era esattamente colpevole. Quindi lei va a fare tutta una serie di domande alle persone vicine alla ragazza, come ex amiche, persone che frequentava, la famiglia di lei, la famiglia del ragazzo e in particolar modo il fratello, che poi diventerà, ecco, diciamo, suo complice, diciamo così, nella risoluzione di questo caso, e ovviamente poi si intreccia tutta la vita personale di questa ragazza. Allora, il libro in linea generale inizialmente non mi ha particolarmente preso, nel senso che è una lettura molto scorrevole, un linguaggio molto semplice, come posso dirvi, alterna dei capitoli dove c'è una sorta di diario di lavoro dove lei racconta, ecco, come intende procedere, fa delle riflessioni a voce alta, ci sono dei capitoli che sono delle trascrizioni di interviste che lei fa, e quindi risulta appunto scorrevole sotto questo punto di vista, però appunto inizialmente la trama non è che mi prendesse più di tanto. Infatti, a più riprese su Instagram ve l'avevo detto che c'era un qualche cosa che un po' rallentava la lettura. Poi a un certo punto forse inizia a farsi un pochettino più interessante e effettivamente si legge con un pochettino più piacere, e alla fine mi viene da dirvi che è un libro che non mi è dispiaciuto, nel senso che comunque mi è piaciuto. Mi sentirei di consigliarvelo da leggere sotto l'ombrellone, ecco, perché comunque sì, alla fine la risoluzione di un giallo, ecco, di un mistero, però non è una cosa troppo complicata. Comunque è raccontata da, come se fosse proprio una ragazzina, ecco, a parlare, quindi molto, molto fresco, molto giovane sotto questo punto di vista. Quindi non vi aspettate, ecco, magari dei ragionamenti alla Carrisi o altri autori di libri gialli. Però ecco, io mi sento di consigliarvelo. Non vi so dire se in questo momento leggerei la continuazione, quindi gli altri due libri usciti della stessa autrice. Però non escludo di farlo in futuro, quindi magari se tra qualche mese avrò il piacere di leggere un qualche cosa che sia un pochettino leggero, magari mi orienterò su di lei. Se voi avete letto gli altri due libri usciti dopo di questo, fatemi sapere naturalmente la vostra. Quindi in definitiva è un libro che non ha grosse aspettative, non ha grosse pretese. Se siete alla ricerca di magari un giallo, perché vi volete avvicinare un po' a questo genere, però volete un qualche cosa che sia comunque fresco, leggero, non troppo, come posso dirvi, pesantone, secondo me potrebbe fare al caso vostro. Naturalmente sono curiosa di leggere le vostra, se l'avete letto. Nuova recensione, questo libro non mi è piaciuto. Ve l'ho già mezzo accennato in uno degli ultimi vlog che è uscito. Una vicina gentile. L'autore è Chris Kander. Si dirà così. Questo è un romanzo. Ci sono amicizie che possono rivelarsi letali. Anche qua avevo delle aspettative altissime. Allora, dietro dice: tiene la tensione altissima e allo stesso tempo fa riflettere con una storia che cattura il lettore in una spirale di inquietudine. Un romanzo ricco di suspense che ci fa sbirciare nei segreti delle case altrui, degli altri. Una vicina gentile è la storia che ogni lettore aspettava. No, no. Allora, parliamone. La protagonista di questo libro è Marta. Marta è una donna vicina ai 40 anni, sposata con un figlio. Si sono trasferiti in questa cittadina quando lei era ancora incinta, e quello che lei racconta è che, a differenza delle altre famiglie che vivono lì, loro sono delle persone con uno stile di vita normale, non hanno una casa di extra lusso, a differenza delle case a loro vicino, quindi hanno sicuramente un tenore di vita differente rispetto a
tutte le famiglie che vivono nelle case adiacenti. Racconta di una cittadina dove tutti sanno tutto di tutto, dove c'è molta invidia celata, è molto di moda il pettegolezzo, quindi il mettere in giro voci che poi possano essere vere oppure no. E il libro appunto nasce dall'arrivo di una nuova coppia che si trasferisce in una casa che era andata a vedere precedentemente appunto Marta, che però costava troppo, e dove si trasferiscono marito e moglie, e la donna è un'ex compagna del liceo di Marta, tale Minnie. In realtà nel periodo dell'adolescenza non hanno legato queste due ragazze, quindi diciamo che frequentavano lo stesso istituto, gli stessi corsi, ma fondamentalmente senza conoscersi. Anzi, all'interno del libro ci sono alcuni riferimenti che fanno un po' parte del passato, con alcuni piccoli aneddoti, secondo me un po' inutili e anche noiosi, se proprio dovessi dirvi la mia. Comunque, detto questo, a un certo punto Marta vuole assolutamente recuperare il rapporto con appunto Minnie, e facendo tutta una serie di cose per cercare di essere il più possibile ospitale, amichevole nei suoi confronti. Cosa che non le riesce, spoiler, non le riesce, perché Minnie è molto, cioè, nel senso, mollami, lasciami perdere. E il libro praticamente racconta, più che di una vicina gentile, di una vicina stalker, perché a me personalmente è venuta l'angoscia, cioè verrebbe l'angoscia, quindi capisco anche Minnie che, senti, ciccia, lasciami perdere. E fa tutta una serie di cose questa Marta allucinante, cioè veramente proprio cose inverosimili, e fino a pagina forse 280, mi sembra, sì, 280, non succede nulla, cioè è tutto, e il libro, scusatemi, è lungo 320 pagine, quindi per farvi capire, accade poi a un certo punto una cosa che, se leggete, diciamo, il giallo, viene commesso un reato, cioè in realtà durante il libro voglia essere reati, comunque perde la vita qualcuno, e fondamentalmente anche a seguito di ciò non accade nulla, cioè non so come dirvi, è un libro che quando lo finite dite, ma seriamente? Non lo so, a me non è piaciuto, forse dopo, come si chiamava, quello, il paziente sbagliato, è uno dei libri che mi sento ancora meno di consigliarvi, cioè nel senso, un paziente sbagliato proprio quello no, questo quantomeno sì, ok, lettura scorrevole, poteva secondo me essere sviluppato meglio, o meglio, nella parte delle note dell'autrice fa riferimento a, insomma, a una cosa da cui lei ha voluto poi trarre il libro, che secondo me forse andava specificata all'inizio, e forse io avrei, non lo so, sviluppato meglio la vicenda, perché poi l'uso, se fosse stata raccontata in maniera diversa, per quanto veramente inverosimile tutto quello che succede nel mezzo, poteva avere anche un senso la trama, però così no, cioè finisce che uno dice, ma io ho utilizzato il mio tempo per leggere questo libro. Quindi in definitiva questo qua non mi sento di consigliarvelo, a me personalmente non ha dato nulla. Sì, la lettura è, insomma, scorrevole, i capitoli secondo me un po' lunghi, il personaggio di Marta viene molto ben raccontato, e proprio a me faceva venire l'angoscia, ecco. Questo è il termine con cui, proprio angosciante, ecco. Quindi, purtroppo, a me non è piaciuto. Con questa pettinatura anticaldo vi faccio vedere il libro che ho terminato l'altra sera. Sono tornata dopo un paio di mesi, sì, direi un paio di mesi, a leggere un qualche cosa di
Donato Carrisi. E prima di avventurarmi eventualmente nella visione del film, volevo leggere il libro. Questo l'ho acquistato come sempre usato su Libraccio e parliamone. Questo libro è un libro che si inizia e conclude, quindi che si autoconclude con un solo libro, quindi a differenza di altri di Carrisi di cui insomma vi ho raccontato, non è una saga. Nelle note dell'autore, nella parte finale, vi dice che le storie narrate in questo libro sono state ispirate da dei fatti realmente accaduti e questo è abbastanza inquietante se si pensa che effettivamente in questo libro quello che accade, ecco, per chi l'ha letto capirà, nel senso che è un po' tostino a livello di cose che succedono, anche se sicuramente ho letto di libri molto più cruenti, che però erano comunque cose puramente inventate, ecco, quindi questo fa un po' rabbrividire, nel senso che ci possono essere persone che fanno cose del genere. Comunque, parliamo del libro. Allora, il libro racconta la storia di un bambino, si apre proprio appunto con la storia di questo bambino e di una gita al lago che fa con quella che è sua madre, che non si comporta proprio in maniera tale da madre, e che abbandona, diciamo così, questo bambino nel momento in cui lui ha bisogno, quindi questo è l'antefatto che vi porta poi a quella che è la trama. Ritroviamo questo bambino cresciuto, non parla di quanti anni dopo, comunque diciamo in età adulta, che ha una sua vita, una sua quotidianità, nonostante il passato travagliato che ha avuto, passato che viene raccontato per spiegare alcune cose all'interno del libro, quindi ci sono ogni tanto dei salti indietro, e la storia di questo uomo si va a intrecciare con altre due persone. La prima è una ragazza che in un qual modo viene tratta in salvo, ecco, da questo uomo, e da una donna, cacciatrice di mosche, così soprannominata, che a seguito di un evento capitato nella sua vita, diciamo, si occupa di tenere lontani o comunque far sì che abbiano giusta condanna gli uomini che fanno violenza sulle donne. E non vi dico altro perché rischierei di farvi degli spoiler, anche se secondo me alcune cose si capiscono anche abbastanza velocemente. Parliamo del libro. Allora, quando vi ho mostrato su Instagram la copertina di questo libro, ho ricevuto due reazioni completamente agli opposti. Da una parte chi mi scriveva wow, è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, e chi dall'altra mi diceva non mi ha entusiasmato molto, di Carrisi ho letto libri migliori, e io dove sto? Cosa ne penso? Io sono un po' nel mezzo, nel senso che sicuramente ho letto dei libri migliori di Carrisi, però allo stesso tempo diciamo che non mi è dispiaciuto, però ecco, non lo definirei bellissimo, nel senso che ho apprezzato molto di più La ragazza della nebbia o Nella nebbia, non mi ricordo, di sempre di Carrisi. Quindi questo libro l'ho letto, mi è piaciuto, però se vi dovessi consigliare un libro di Carrisi non vi consiglierei di partire da lui, ecco, vi direi probabilmente di leggervi qualcos'altro. Avendo già letto diversi libri di Carrisi, ha proprio un suo stile e un suo modo di narrare, di raccontare, quindi questo l'ho ritrovato molto anche pensando a dei libri come ad esempio la saga appunto di Pietro Gerber, molte analogie nel suo modo di raccontare e di tenere lo spettatore, vabbè, diciamo il lettore un po' col fiato sospeso. Forse
Avrei preferito, non lo so, che il libro venisse un pochettino più arricchito. Cioè, l'ho trovato, a differenza di altri libri di Carrisi che ho letto, che alla fine venisse tutto un po' affrettato sul finale, e come se gli mancasse un qualche cosa di avvincente, ecco, passatemi il termine. Però è un libro che, se siete curiosi, vi dico, leggetelo. Non è male, ma sappiate che, ecco, di Carrisi secondo me c'è di meglio. Questo è tutto per questo mese. Io sono molto curiosa di sapere quali sono stati invece i libri che avete letto voi durante questo mese di giugno, appena trascorso, cioè appena finito. Io vi mando un bacio, ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video che ve la butto lì. Potrebbe essere uno svuota la spesa. Ciao!